Bella amici terrestri, qui è The Alien ed oggi siamo qui con il mio 68esimo e assoluto gameplay. Siamo sempre qui sul grande e mitico Rayman 3 Yuddlum Evok, ma bando alle ciance e ciancio alle bande, iniziamo la sfida! Sfortunato e imprudente, e chi osa entrare in casa mia? Andiamo ad accoglierlo come si deve! Ok, già a prescindere, questo tizio non mi piace per niente. E ho paura di quello che ci riserverà. Ma vabbè, cerchiamolo intanto. Eccoti già qua. Buffoon 7-3! Accidenti, si è inflitto un bel colpo. Il mio pugno invece punta di più. Bravo, scappa, codardo, che non sei altro. Gabbia liberata. Devo andare a fare delle ciambelle. Bravo. Falle anche un po' per gli sbirri. Loro adorano le ciambelle. Quelli americani, per lo più. Te, torna qui, brutto coglione! Ormai sei mio, amico! Più velocemente correrai, più velocemente morirai! Oh, ma che, sei impazzito? Vieni qua e sistema le cose da vero uomo. Oh, là. Se ti metto le mani addosso, amico, ti assicuro che hai avuto che non è bello avere a che fare con me, Rayman. Eccoti qua, coglionazzo. Senti, i tuoi stupidi giochi con me non attaccano, hai capito? Testa di merda. Ah, mi hai fatto il solletico. Però prima. Come? Non succede niente? Ah. Divertente. Vabbè, dai, cerchiamo la test quella testa di merda. Che non so come si chiami di cacciatore di taglie. Prendiamo un po' di vita. Grazie, ragazzi. Ah, eccoti, coglionazzo. Tu chiudi un po' la bocca. È inutile che spari come un pazzo scatenato. E carica! Grande che gli ho shottato molta vita. Dai, coglionazzo, vieni qua, non ti faccio alcun tipo di male. Sarà rapido e indolore. Come faccio a prenderti se continui sempre a muoverti? Dai, fermati. Voglio solo picchiarti un bel po'. Eh no, così imbrogli. Dai, su, piccino, vieni che non ti faccio la bua. Domande di più feroci di te. Eh no, così imbrogli un'altra volta. Dai, vieni qua a combattere se ne hai le palle, testa di gallina, imbrodo di pollo. Velocemente correrai, più velocemente morirai. Eh no, hai imbrogliato un'altra volta. Dai, vieni qua, voglio combattere con te, da uomo a uomo.
Ora ti spacco la faccia, coglionazzo, testa di gallina di merda che non sei altro. Qualunque sia il tuo nome. E carica! Non mi sfuggirai! Ah, niente, nessuno mi fermerà! Tranne me! L'unica cosa che ti fermerà sarà solo Rayman... sì, per poco facevo come Daitarn 3, ovvero Rayman 3. Volevo dire... Ora andiamo alla caccia di questo coglionazzo testa di gallina di merda! 5 stelle su 5. I have new records. Ehi, Rayman! Sono io, Globox! No! Ora non è solo un cacciatore, ma anche un demolitore edile. Hai mai pensato di fare l'architetto? Ma esperto in demolizioni? Guadagneresti più soldi che facendo il cacciatore di taglie o di non taglie. Grazie, sconosciuto. Il tuo aiuto che hai fornito è stato molto utile. Oi, testa di gallina di merda. O meglio ancora, coglionazzo di merda. Ok, meglio se qua gioco bene, sennò qua siamo proprio veramente fottutamente fottuti. Detersivo laser rosso per lo più. Caduto come il Titanic. Ah, molto bene, non ci arrendi. Ma vabbè, ti farò arrendere io allora. Ah, beccati questo, coglionazzo. Sì, Rayman è tornato. No, questo è solo un altro dei tuoi ennesimi. È stupidissimi, imbrogli. Quel detersivo laser è mio! Dai, vieni qua, bel coglionazzo! Allora, piccolo, ti sei fatto male? Ma chiudi un po' la bocca, coglionazzo! Sono stufo di sentirti parlare, ma grazie sconosciuto per il detersivo laser fornito a me. E tu invece tra un po' diventerai il coglionazzo, Bill. Dopo che io avrò finito con te. Ecco qua un Loom Ross intanto. Energia in più per me. E poi la voce è mitica. Perché sei quasi identico a Plankton di SpongeBob. Non so neanche che cosa sia uno scendiletto. Però... Come ti compia? Tu che hai avuto la sfortuna di diventare la preda di Razzoff? Che sono io, il cacciatore. Quindi il tuo nome... Prego. È Razzoff. Congratulazioni, Razzoff. Questo è il nome più stupido e ridicolo che io abbia mai sentito in vita mia. Grazie, sconosciuto. Dai, mi manca pochissimo! E ora ecco il colpo di grazia! Vedi, quasi grazia, diciamo. Ma questo...
Ok, questo è il colpo. È il colpo. Vabbè, questo qua è solo il colpo di penultima grazia. Ma questo qua sono certo che è di ultima grazia. Anche questa penultima grazia. Ultima grazia, sì! Bye bye! Sayonara! Finalmente siamo arrivati nella landa. Comunque qui è stranamente caldo. Ma aspettavo che la landa fosse spaventosa e piena di fantasmi. Invece no. Che sciocco. Che sciocco! Che sciocco! Povero scemo! Bene, amici terrestri, il video di oggi termina qui. Se vi è piaciuto mettete un bel like, un commento ed iscrivetevi al canale, condividete il video e attivate la din don per non perdere le novità del canale. E noi intanto ci rivediamo con un nuovo video e... Shouts!